per l'invito, davvero come il lavoro capillare che ha fatto, per un'opera che mancava, ed è davvero una buona lettura. Mi auspico anch'io la lettura. Beh, io colgo la palla al balzo per, e ne approfitto per dire che la campagna era e sarà terra dell'agricoltura e dell'agricoltura buona. È il legame indissolubile con questa. Chiaramente le difficoltà ci sono state, sono gli occhi di tutti. Sarà una generazione passare, rendersi attiva e incominciare a rendere produttiva la parte delle nostre terre magari che non lo sono ancora, sono state abbandonate. I prodotti tipici ne abbiamo tantissimi, di qualità eccezionale, immensa, ce lo riconoscono in tanti, lo sappiamo bene. Talvolta pare che però ce lo raccontiamo, diciamo, ci sciacquiamo la bocca di questa cosa, ma è come se non fossimo consci davvero della bontà delle nostre cose, specie le nuove generazioni. In quest'ottica è importante che i giovani capiscano loro davvero che ci abbiamo in mano e riprendano il filo che forse per qualche secondo è stato interrotto. Le opportunità sono tante, io però parlando di giovani mi verrebbe da fare una doppia critica, una prima piccola critica ai ragazzi. Io sono giovane, vedete, mi confronto con tanti ragazzi, amici, colleghi, e talvolta mi pare di percepire una sorta di rassegnazione oppure un approccio che secondo me non è appropriato al mondo del lavoro, cioè manca a volte lo spirito di sacrificio che è fondamentale per portare avanti un'azienda e per ricominciare un'attività. Per cui io credo che i ragazzi in questo momento vadano spronati alla nuova impresa. Un'altra piccola critica che vorrei fare invece al mondo, degli adulti, delle vecchie generazioni, è quello di avere un approccio diverso con i giovani che hanno, che intraprendono un'attività, magari un approccio più anglosassone. In questo senso, nel mondo anglosassone c'è la cultura del fallimento, vista nell'ottica positiva del termine. Un giovane si accredita nei confronti della società nel momento in cui ha commesso un errore, ha sbagliato, parlo dal punto di vista aziendale, a prescindere dalla bontà della propria idea. La propria idea può essere ottima, perfetta, magari dal punto di vista aziendale sono delle piccole lacune strutturali per cui l'azienda non va bene. In Italia questo concetto è inammissibile e rende un giovane fallito in partenza una chiave vita. Questo io credo sia un qualcosa che debba diffondersi tra le persone, un nuovo tipo di cultura. Ritornando all'agricoltura invece, va detto che le possibilità di strumenti sono enormi. Noi peraltro ci avviciniamo a una programmazione 2014, ma 2015 per la verità, 2020 per del piano di sviluppo rurale, per cui tanti investimenti, parliamo di miliardi di euro in agricoltura, e credo che rispetto specie alla vecchia programmazione un occhio di riguardo maggiore sarà dato ai giovani. Mi dispiace che non sono tanti giovani oggi in sala, però quella sarà una fortissima opportunità di fare nuova impresa in Campania e di recuperare quello che qualche treno che magari ha